Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia e benvenuti al nuovo video. Oggi ragazzi sono veramente contento di poter tornare a parlare di una bella 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 novità di casa favorite come avete visto da titolo e come vedete alle mie spalle, oggi vi voglio parlare di Creed. E voi direte: Ma Creed la conosciamo già? Questa probabilmente no, perché vi sto parlando e vi voglio fare vedere da vicino la nuova Creed Saltwater. Un breve cenno storico, direi così, prima di parlare di questa canna e farvela vedere per bene da vicino. È questo, circa un anno e mezzo fa, due anni fa, volevo ampliare la gamma favorite e eh, avevo notato in quella che è la moltitudine di canne proposte appunto dall'azienda una canna che si chiama Shooter. Una canna prodotta in carbonio 40 ton, un carbonio trecciato che dà molta potenza alla canna, ma comunque è un'azione fast moderata, diciamo così. Quindi una canna che secondo il mio punto di vista potrebbe essere utilizzata in mare per pesche anche gravose, mantenendo comunque una buona sensibilità e un buon fusto per poter muovere esche di veramente di tante tipologie diverse. Questa canna eh, aveva un secondo me un piccolo, eh, un piccolo svantaggio. Era una canna, ed è una canna, credo che sia ancora in gamma, in due pezzi, quindi divisa in due. Nello stesso momento in cui stavo scegliendo di prendere questa canna, esce la Creed e faccio la mia scelta, dico punto tutto sulla Creed e credo di aver fatto bene. Un'azione extra fast, una canna che è questa, vi linko qua sopra il video che ho fatto, così potete andare a vedere anche questa recensione, una delle canne credo più azzeccate di sempre, una delle canne con il più buon rapporto qualità-prezzo e una delle canne anche in quella fascia di prezzo più vendute perché voi amanti di, dello spinning magari di casa favorite già la conoscete perché la mia scelta ricade qua perché una canna in due pezzi extra fast mi piace un po' di più le canne offset mi piacciono di più invece per il loro tiro ma mi piace anche che abbiano una certa dolcezza nell'azione favorite che ascolta molto quelle che sono le esigenze dei pescatori dei rivenditori come noi e anche dell'azienda distributrice Ehm, progetta o pensa di progettare una canna che adesso io vi faccio vedere in esclusiva questa è una chicca ragazzi vi sto facendo vedere la shooter ok che stavano progettando ok offset quindi questa è la shooter esattamente come l'altra ma con il manico offset quindi col manico che si stacca questa è una canna che per mille motivi però non è mai uscita. Io ce l'ho, la utilizzo. Vedete che monta il mio BG eh, Black in questo caso e me la utilizzo e me la vado a godere nelle mie pescate. Questa è una canna che non è mai stata prodotta. Io ce l'ho, ma non è mai stata prodotta. Quest'anno, ah, con una bellissima sorpresa, l'azienda, grazie ai propri progetti, alle proprie idee, eccetera, eccetera, esce con questa qua, quindi con la Creed Saltwater. Una canna che. Al nome di quella in due pezzi che continua a rimanere assolutamente in gamma, guai se mi tolgono la Creed dalla gamma favorite, ma con il carbonio esattamente uguale alla Shooter, addolcendo una, eh, diciamo una grammatura che è la più leggera, la 30 grammi, e mantenendo la potenza delle altre tre grammature, quindi si parla di quattro eh, canne in gamma, assolutamente prodotte per muovere esche e per fare la pesca in mare super potente, anche in acqua dolce, loro in questo caso di acqua dolce non ne parlo, ma anche in acqua dolce qualora vi servano lunghezze azzeccate, il manico offset offre una potenza e una sicurezza nel tiro Paurose che si sposa benissimo con questa azione leggermente addorcita che il carbonio della shooter dona a questa nuova Creed Saltwater. Quindi scusate di questa entrata, ma voglio fare chiarezza anche per districarsi bene in quello che è il labirinto eh, del mondo e delle, delle canne eh, favorite. Ora andiamo a vedere da vicino, rimanete con noi per delle considerazioni, e qualche consiglio. Secondo me molto interessante. Bene, partiamo come di consueto dalla nostra custodia. Il nostro eh, materiale è un materiale plastico che sembra però eh, quasi cordura, quindi fatto, fatto molto bene. Bello l'accostamento cromatico con la scritta Creed, molto evidente, come è giusto che sia. E questo contrasto blu, bianco e azzurro, forse a riprendere appunto il nostro bellissimo mare. Quindi vi sto facendo vedere chiaramente la Creed Saltwater. La scritta Favorite da questa parte, dall'altra parte invece. Abbiamo la scritta con il codice, quindi in questo caso S Saltwater CRD Creed 7615ML. L'azione della canna che vi sto facendo vedere: vi ricordo che questa è la più leggera di tutte, quindi la 30 grammi. In fondo alla nostra custodia abbiamo la chiusura con la cerniera a doppio cursore. E dentro troviamo la doppia tasca: una per metterci dentro la cima della nostra canna a protezione, l'altra per mettere dentro invece il manico. Giustamente il barcode con l'etichetta. Ma andiamo a vedere la cosa. Veramente interessante il primo pezzo di questa canna, come vedete, è il manico. Ora mi dispiace che non si possa vedere il lavoro che è stato fatto appunto nel manico, un lavoro eh, molto bello come nella Creed, eh, diciamo, in due pezzi, la scritta Creed qua sull'eva è molto ben evidente, il simbolino qua sotto come vedete è, appunto della Creed, un manico splittato con una lunga parte di eva in fondo, quindi a differenza appunto della Creed Normale è leggermente più lungo per avere un buon appoggio. Questa splittatura che lascia apparire fino da subito due cose interessanti. Il primo, eh, la prima cosa è la trama appunto di questo carbonio 40 ton trecciato, l'altra cosa che oserei dire è che prende due punti se non tre quattro punti su questa canna che è la scritta Italy, Italy Tuned Series quindi una canna attenzione avete letto bene fatta studiata e concepita solo per il nostro mercato hanno fatto una cosa solo per noi secondo quelle che sono le nostre esigenze una placca molto interessante un'eva anche sul sulla parte della placca che si va appunto a chiudere, una placca molto precisa, siamo abituati a vederla, che si va poi ad affogare dentro questo EVA, sempre lavorato, per dare al meglio un movimento e una situazione molto, molto giusta, a prensile per ogni situazione di pesca. Da questa parte troviamo chiaramente il foro con questa ghiera azzurro satinato. Quindi anodizzata, veniamo adesso che accoglie appunto il, il, la cima, che poi è quasi tutta la canna. Veniamo adesso a farvi vedere subito quella che è la parte della canna invece che andrà poi a lavorare, troviamo questo, chiaramente qua l'innesto, come succede nella Creed, tre piccole eh, righine che vanno a identificare appunto eh, verniciate molto molto lucide, estetiche. La scritta favorite, da questa parte vi sto facendo vedere quindi la Creed, quindi la 7615 ML, che allunga 7 piedi SE, un'azione di 10-30 grammi, in questo caso abbiamo l'azione moderata fast, quindi le altre invece sono dichiarate fast, da questa parte ruotandola troviamo quello che è il tipo di impugnatura e il tipo di carbonio, andiamo ancora avanti. Vi faccio vedere un'altra cosa particolare: quindi questo anello rivolto verso l'avanti. Quindi il modello K con la pietra in silicio, di buona qualità. Lo conosciamo già nel mondo CRID. In questo caso abbiamo un anello molto grande, molto lungo e che è monoponte. In questa che è la 30 grammi, mentre invece in altre grammature che sono la 40, la 50, la 60 grammi. Intanto scorro un attimo quello che è la canna, ve la voglio fare vedere tutta da vicino. Sono invece doppio ponte, quindi il primo anello è doppio ponte. Vediamo, ci soffermiamo un secondo sulla legatura, una legatura nera fatta molto bene, i signori favoriti utilizzano delle vernici molto belle perché sono molto lucide, con questo piccolo, questa piccola rifinitura a punta azzurra. Andiamo ancora avanti, questo anello piano piano si va ad affiancare a quello che è il fusto fino ad arrivare al puntale rinforzato, sempre con questa piccola legatura a punto di rifinitura. Come vedete l'azione di questa canna, spero che possa... Eh, rendere l'idea è eh, molto molto morbida nella prima parte e mantiene comunque sempre in questa parte un fusto piuttosto vedete, vedete come flette molto questa parte di fusto che è la cosa che a me piace molto in canne di questa potenza ora l'abbiamo vista da vicino ragazzi andiamo alle mie considerazioni finali inizio questo terzo blocco di questa recensione facendovi vedere di nuovo questa scritta questa è una schitta che a me piace molto che ci sia sulla custodia, e mi piace ancora di più che ci sia sul manico di questa Creed Saltwater. Proprio testimonianza del fatto che è un progetto e è una canna che è fatta seguendo le esigenze di chi va a pescare, modificando e migliorando quelle che sono le canne già presenti in commercio, in questo caso di casa Favorite. Voglio fare qualche cenno sulle grammature molto importanti. La 30 grammi, una canna che mi piace moltissimo. Per chi è una canna che può andare bene per la pesca, ad esempio, della spigola e non solo, perché comunque mantiene molta potenza nel tiro. Ma mantiene anche una buona sensibilità. Alle volte una canna da spigola classica patisce un po' nell'utilizzo degli hard bait, anche se sono di medie dimensioni. Questa è una canna che, secondo me, con un 7, un 9, un 11, un 13 cm hard bait, hard bait eh, palettati si muove benissimo e, soprattutto, si può utilizzare con quelle famose gomme che noi siamo abituati a usare per la spigola, ad esempio Black Mino, di medie e grandi dimensioni. Quindi una misura del 2, una misura del 3, ma utilizzando sempre, come sempre vi dico, eh, teste eh, piombate. Piuttosto basse, oltre questa, chiaramente 30 grammi per la spigola va benissimo per il Serra per il Baracuda. Quindi abbiamo una canna molto, molto utilizzabile. Altre tre sono le grammature: 40, 50 e 60 grammi che quindi si addicono benissimo alla pesca al serra da terra al, alla baracuda sempre da terra ma aprono anche tutte le porte a quelle che sono le pesche dalla barca veramente centrata il fatto di avere una 40 grammi che ha una grammatura piuttosto bassa per alcune eh, tipologie di pesche mantenendo comunque la possibilità di incanare un pesce e di portarlo sotto la barca anche se è un pesce veramente importante le abbiamo veramente tirate queste canne vi assicuro che hanno veramente tanta tanta potenza ma non sono sorde neanche la neanche la 60 grammi che mi piace anche difficile farmi piacere farmi digerire una 60 grammi è un po una di quelle canne vie di mezzo quindi che a volte sono troppo sorde o a volte sono delle 60 grammi che non sono 60 grammi in questo caso abbiamo una 60 grammi che ci dà la possibilità di lavorare con molte grammature diverse di piombate ma che mantiene una grossa schiena per combattere un bel pesce quindi come avete capito questa canna a me piace molto per tutta una serie di cose e per tutta una questione di attenzioni che siamo abituati a vedere appunto. Un paio di cose avrei fatto diverse. Avrei fatto una cosa estetica, una cosa che eh, mi avrebbe fatto piacere leggere sulla custodia, ma soprattutto sul fusto di questa canna due belle letterone SV Creed Saltwater identifichiamo questa Creed Saltwater che è diversa rispetto all'altra Creed quindi questa è una cosa che avrei messo vi dico la verità ma è una scemenza un'altra cosa che molti di voi a volte mi scrivono sul discorso mondo favorite è l'anello Fuji perché favorite non mette anello Fuji favorite fa una scelta Devo però spezzare una lancia su questo tipo di anello, che conosciamo benissimo su molte altre canne, ma anche sulle creed passate. Un anello che non ha dato mai nessun tipo di problema. Una pietra in silicio di buona qualità, rotonda dietro, dentro, quindi non piatta. Ha una buona fluidità di uscito e soprattutto ha un gambo che non ha mai creato nessun tipo di problema. Quindi è una scelta. Questo è un punto che vi dico centrato in ultimo assolutamente il prezzo una canna che quando l'ho vista avrei pensato costasse un pochino di più in percentuale un 5-10% in più rispetto alle Creed di prima invece è un prezzo centrato una canna che si attesta intorno ai 140 euro più o meno euro più euro meno in base alle grammature quindi anche in quel caso un eh, prezzo che ci sta assolutamente eh, su questo tipologia di canne, su questa rifinitura un mio voto molti di voi aspettano un voto su questa canna io do un 9 eh, lo do volentieri avrei dato qualcosa in più per queste due micro cose ma io sapete che cerco sempre di dare quello che mi passa per la mente in quel momento non sono eh, voti studiati quindi io do un 9 a questa canna mi piace molto secondo me in accoppiata anche alla Creed eh, diciamo in due pezzi sono due azioni completamente diverse ve lo ricordo e, e due utilizzi completamente diversi ci potrebbe stare Chiaramente qua sotto in descrizione trovate il link del mio sito internet dove potete andare a vedere, dove potete guardare le caratteristiche tecniche, leggervi quello che vi pare e potete anche andare eventualmente ad acquistare. Spero che questo video vi abbia fatto piacere, continuate a seguirci sui nostri social, mettete un like al video, condividetelo, continuate a iscrivervi al nostro canale YouTube e mi raccomando attivate le notifiche per essere avvisati ogni qualvolta Fisherlandia ehm, pubblicherà un nuovo video. A questo punto, signori miei... Io e la nuova Creed Saltwater vi salutiamo e, come sempre, vi diciamo noi, che la pesca sia con voi.